solo per renderla bella. Hanno ragione di dire che può essere una partita bellissima, dovrà essere, e noi speriamo che siano con tanti gol. Un Milan per confermare il migliore momento e la Juventus già in attacco per vedere se c'è ancora la crisi. Con Zidane che offre in profondità 100 anni di storia così importante. Ma è un Milan inossidabile, possiamo dire in due parole che è il pioniero della Coppa dei Campioni. Tra l'altro proprio Deschamps. Zidane per Amoruso. Inzaghi, pedinato da Maldini, restituisce a Zidane. Deschamps è libero dei difensori della Juventus, si è schierato con Tudor sulla destra, Montero. Il rilancio è di Ferrara, controllo di Inzaghi, di prima allarga per Zidane, si propone anche Davids, va al centro invece Zidane dalle parti di Amoruso, al volo Rossi, senza corto però il tocco per Albertini, Tacchinardi, Zidane incrocia Inzaghi, la posizione con Amoruso, prova da Zighe, Zidane quasi zona tiro, avanza Zidane, prova il destro, Maiaro, Inzaghi attaccato da... Si muove molto bene nelle fasce, va da destra a sinistra, sta muovendo molto bene, attenzione Zidane che apre per Di Livio. C'è l'avanzata di Di Livio, lo prende in consegna Maldini, al volo il cross, ha battuto Davids per Zidane, cerca ancora di accentrarsi, Elbeg dentro, liberato Ferrara, poi Zidane. Amoruso, attaccato con successo Deschamps, subentra Tudor, Zidane si libera in avanti, proprio Tudor, quasi zona tiro, prova lui, Rossi, si salva, Kashima Antlers, la sponda di Inzaghi, pronta a scattare, Ambrosini, va il raddoppio ancora Albertini, Zidane, Inzaghi, chiunque. C'è un calcio di punizione per la Juve, io coinvolgerei Giorgio Porrà, Giorgio. Si scalpa, allo. Per questo Zaccheroni chiede più reattività sui palloni sporchi, c'è qualche disimpegno del bianconero che potrebbe essere sfruttato meglio. Attenzione a Zidane però, questa volta va via bene, sono tre juventini in area, parte il cross, Rossi! Sul corso è perfetto, osservate il colpo di testa, anche ma troppo centrale, e Rossi non ha problema della negatività della Juventus in questa partita. Lancio di Montero, Amoruso a far da sponda per Zidane, Zidane si allarga, Zidane! Inzaghi da due passi sulla respinta di Rossi, ma c'era comunque la bandierina del guardaline. Incredibile, Zidane ha fatto due cose, eccolo qua, si libera molto bene col tiro, Baldini davanti a Rossi, riesce ancora a parare, veramente una soli straordinaria, però era fuori gioco. Ruba un pallone Tacchinardi che sta crescendo, Zidane di tacco per Amoruso, c'è contatto con Asciala, calcio, il 5 in barriera del Milan. Attenzione a Zidane, fischia Bettin, parte Zidane, tagliato ma alto. A parte la barriera del Milan era tutti gente a... Di Livio chiede triangolo, c'è il fallo di Zighe. È una prestazione zig zag, perché una porta gioca bene, una volta gioca, una volta no. Calcio di punizione battuto da Zidane, ha fischiato, il gol è annullato, ha fischiato con anticipo ancora una volta il direttore di gara. Come un fuorigioco, Massimo? Ma non credo sia un problema di fuorigioco, probabilmente è una spinta, se andiamo avanti con le nostre immagini, fuorigioco non c'è sicuro. No, ma mi sembra strano, a me non sembra che sia nessun... Ecco, vediamo qua, va qui, fuorigioco non c'è. Non era fuorigioco, l'avevamo visto anche prima. Non c'è neanche una spinta, la spinta di Maldini, ai, questo viene... lì, il fallo è di Maldini su Inzaghi. Dato poi a dare una mano in avanti ad Inzaghi nel corso di un match nel quale la Juventus ha bisogno di sbocchi offensivi. Prova Zidane, Lea da dietro lo ferma. Con il provvedimento disciplinare, infatti Bettin giustamente in questo caso lascia proseguire. Non lo marca nessuno, è incredibile. Ancora un pallone a seguire in area. È andato via secco a Montero. Zidane recupera, Davids. Ancora Zidane. Scatta Amoruso, il gioco allargato su Di Livio. Più deciso. Tudor per Zidane. Sfida l'uno contro uno Ambrosini. Di Livio. Ancora Zidane. Serie di finte di Zidane, alla fine decide per il cross. Amoruso prova la conclusione. Prolunga Conte, difende il pallone Inzaghi, Zidane. Le prese
con Ashala fa partire il cross verso Amoruso, Zicchi non rischia, mette in calcio d'angolo. La Juventus può sperare solo nell'invenzione del suo miglior uomo, che è Zidane, che la grande classe che possiede questo giocatore può... State ringraziato i tifosi della Juventus che inneggiavano proprio lui al momento dell'uscita dal campo. Intanto battuto il corner, pallone che si impenna ancora, fuori per Zidane, altro cross, e c'è Davids, Conte, Zidane. Ancora un tentativo di pallonetto, ancora Fonseca, tagliato, un'azione che Zidane, che ha dimostrato nell'occasione più importante di tutte in finale mondiale di essere... La palla è regolare, è andata fuori, il colpo di testa è andato fuori, vedete qua, toccato lateralmente, non c'è nulla da fare, e palla proprio di fondo, stare più attento. Tra l'altro c'era Zighe a chiudere su quell'uomo, non era compito tuo, poi gli ha detto qualcosa del tipo l'arbitro non aspettava altro per eliminare qualcuno dei nostri. Leonardo che adesso svaria sulle due fasce, che Inzaghi largo a supporto Davids, si va per vie centrali, Zidane è lui che allarga, Davids arriva liberissimo, anche Fonseca svirgola Inzaghi, c'è Fonseca, attacca più come primo tempo e ne approfitta la Juventus. Ora con Zidane, Fonseca, suo il lancio per quello che si dice in questi casi forze fresche, perché ha bisogno di gambe che siano in buone condizioni in questo finale. Davids, grande controllo, buono anche il cross, quasi a metà tra la linea dei centrocampisti e degli attaccanti, largo sulla destra. Adesso si propone l'uruguaiano, il triangolo però è con Inzaghi, in area Inzaghi, Rossi. La Juventus sta scendendo al Milan adesso, completamente inesistente in attelli. Zidane per Conte, e verso Leonardo, anticipato da Tudor, Deschamps con calma. Ma io penso che Zaccheroni debba effettuare una modifica nel suo attacco. Sempre sul filo del fuorigioco Inzaghi, il lancio verso Inzaghi che contiene Zidane. Sono due giocatori che hanno vinto tantissimo nel corso della loro carriera. Non ha neutralizzato, anzi ha migliorato le condizioni di Davide. Zidane dalla grande distanza, una rasoiata a pelo d'erba. Si arrabbia Zidane, ha ragione, il pallone è passato, non un palmo, un'unghia dal palo, incredibile il tiro di Zidane. Milan rischia, anche se manca poco. Qui lo rivediamo, il pallone tocca a terra un paio di volte e esce davvero di un nulla. Il grande carattere della Juventus merita davvero un plauso. L'arbitro abbia valutato nel modo giusto, perché rivedendo i nostri replay sembra Juventus ha già battuto il calcio di punizione per la trattenuta su Zidane. Proprio Zidane va al lancio, Maldini allontana, prova ad aiutarlo un Gotti, ma perde palla sull'attacco di... perde il pallone sul tentativo di assist. Il Juventus che va in verticale con Davids, che non bisogna dimenticare era servito anche un grande assist per il pareggio di Fonseca. È stato molto bravo in profondità, è stato per... per scoccare anche il quarto minuto di recupero. Zidane dentro per Fonseca, in posizione regolare in area, Fonseca mette dentro da due passi, non riesce il tap-in di Pippo Inzaghi, un cioccolatino quello che aveva messo nell'area piccola di Rossi Fonseca, ma il protagonista